quale sarà l'accadimento dell'istante successivo. Sentiamo lo squillo del telefono, sentiamo la nostra dottoressa. Che cosa ci dice? Buonanotte, dottoressa Fabrizi. Buonanotte. Ha sentito quello che ha detto Busi? Sì, sì, ho sentito anche quello che pensa dell'interpretazione, cioè che è contrario all'interpretazione dei sogni. Questo è un altro approccio molto interessante, molto valido rispetto ai sogni, perché in effetti l'operazione che noi facciamo, qualche volta naturalmente, di interpretare i sogni, decodificano il linguaggio dei sogni, decodifica nel senso che lo trasporta in un altro mondo, che non è quello proprio del sogno, quindi è giusta anche la sua modalità appunto di approccio del sogno, no? Perché il sogno poi funziona comunque, anche se non si interpreta, è un altro modo per essere vicini ai propri sogni. Però poi a proposito della seconda cosa che diceva, della struttura del sogno, quindi il suo esserci in due modi diversi, questa è una cosa che capita abbastanza comunemente, non è un fatto tanto strano, perché ci capita spesso appunto di vederci recitare proprio all'interno del nostro sogno. Questo non ha un significato particolare, forse possiamo semplicemente dire che è un residuo, diciamo così, della coscienza anche all'interno del sogno, cioè di una razionalità forte presente che vigila, controlla in qualche modo anche gli accadimenti del sogno. Di questo ero consapevole. Eh sì, non avevo dubbi. Buonanotte, dottoressa. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a lei. Sogni d'oro. Grazie, altrettanto. Siamo in chiusura. Mentendo sempre, non posso sbagliare mai. Questo è un suo credo? Beh, questo diciamo è un credo estetico. Questa è una frase estrapolata da un romanzo e quindi non la può scrivere a me. Se vuole la commento. Però diciamo che se apro bocca per dare dei dati e ecco, per dire una mia sincerità, una mia verità, non sarà assoluta, neanche ne ho la pretesa, ma se voglio mentire, allora meglio che tacere non c'è, ma se parlo è perché almeno aspiro a dire una verità o comunque do quegli elementi anche di palese contraddittorietà, di modo che do agli altri la possibilità di capire che cosa ho detto, senza troppi misteri. Poi se uno non ci arriva, non vuole arrivarci, è permaloso, è malafede, troverà in me mille falsità. Io non credo di essere falso. Però. Busi, intanto grazie per essere intervenuto a sotto. Grazie a lei, mi sono divertito molto. Mi fa piacere. Casanova di se stessi, il suo romanzo, lei ne scrive più o meno uno all'anno. No, non esageriamo. No? No, no. I romanzi no. Io ho scritto 6 romanzi. Cominciando. Di libri ne scrive uno all'anno, no? I libri sono diversi, sì, i romanzi. I romanzi, la concezione del romanzo, il tempo che necessita, sono cattedrali sintattiche, c'è uno. Io ripeto quello che ho. L'unico limite di questo romanzo è che, malgrado sia un romanzo italiano, è scritto in italiano, cosa che nessuno fa più, perché nessuno ha rispetto della nostra lingua, perché non ha rispetto delle nostre tradizioni, del nostro essere italiani, rispetto anche nel senso, come dire, di critica, di forte avversione al malcostume, alla frode, alla corruzione, eccetera, ma cose profondamente italiane. Cioè quando io concepisco una frase in italiano, non mi perito di chiedermi ma sarà traducibile in inglese, in francese, in tedesco, non me ne importa nulla. Voglio che sia italiana, è diretta alle persone, ai leggenti e ai vedenti del mio paese, del mio popolo. Io non sono anti-italiano, io amo molto. Certo. I miei concittadini. Noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta. Aldo, che cosa chiede ad Aldo Busi? Guardi, io mi chiedo, io anticipo invece la sua, sa quella lì sul sogno, eccetera, quella, che cos'è? Me la dica anche quella con te, però sogno, ecco, ma me la può tradurre in italiano, per favore? Se la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. Ma guardi, intanto io penso che la vita sia un incubo e spesso ha le sembianze mostruose ma deliziose di un presentatore televisivo notturno. Va bene, allora, ma Aldo che cosa chiede a se stesso? Aldo Busi? Ma io mi sono chiesto talmente tante cose, nel senso che mi sono strappato un'intelligenza da un'ignoranza, mi sono inventato una disciplina da una pigrizia, mi sono inventato una lealtà da un senso di sbandamento. Non posso chiedere ancora qualcosa a me, chiedetevelo voi qualcosa da voi. Chiudiamo, e datemelo se è possibile. Chiudiamo davvero, me lo dice perché le sono simpatico? Ma sì, ma perché lei è una persona facile, eh? Essendo una persona molto molto complicata, non è una io sono una persona complicata nel senso, cioè, che avverte, chieda ai telespettatori quanto io sono complicato, ha delle emozioni. Loro hanno capito tutto, sì, ma ha delle complicata nel senso che ha delle emozioni dentro, diciamo che sono complesso, esattamente, ma non sono complesso io,
è l'essere umano che ma è complesso. Ma perché le sono simpatico io? Ma perché lei secondo me è un pazzo scatenato, cioè capito, lei è tutto lì per benino, col non un capello fuori posto, la scarpina, la calza giusta, la cinturina giusta, l'orologio in bella vista. Come dire, lei manifesta così palesemente il suo desiderio di essere amato che vedrà che prima o poi verrà punito e verrà veramente amato. Chiudiamo davvero, Bussi. No, l'ultima, giuro. Lei ha mai amato una donna? E se io le dicessi una cosa, Marzullo, ma perché non si fa i cazzi suoi? Vabbè, chiudiamo così allora.